alla scoperta della Valle d'Aosta. Ecco un motivo in più per andare a scoprire colori, profumi e sapori della nostra regione. Il nostro tour inizia da Morgé, siamo ai piedi del Monte Bianco e siamo venuti a scoprire il Prie Blanc. È un vitigno che si arrampica fino a 1200 metri, ma andiamo alla cave Mont Blanc per saperne di più. Ne parliamo con Ivo Spataro, che è il vicepresidente della cave Mont Blanc. Siamo, come abbiamo detto, alla cave Mont Blanc, siamo alla zona di Morgé. In questa cantina si produce il Prie Blanc, che è l'unico vitigno autoctono a base bianca e franco di piede. Come abbiamo detto, la zona di produzione sono Morgé e La Salle, sono i due comuni qua. Siamo nella cooperativa. La cooperativa ha iniziato già diversi anni fa, già dall'84 è iniziata la produzione in questa struttura. In questa struttura, come abbiamo detto, si produce esclusivamente il Prie, che è proprio la nostra caratteristica. Da qua, da un vino bianco tradizionale dal quale siamo partiti, si chiama Cave Mont Blanc, abbiamo fatto tutte le varie produzioni. Facciamo diverso metodo classico e siamo quasi gli unici Valle d'Aosta, abbiamo iniziato anche lì nel 94 la prima produzione di metodo classico. Dal metodo classico siamo passati anche al metodo Charmat, un vino molto semplice, amabile e tutto. Poi abbiamo delle caratteristiche che ci fa piacere presentare ogni anno e che è proprio un punto fondamentale per la cave, e si chiama il Chaud de Lune. Cos'è il Chaud de Lune? Lo Chaud de Lune è un nice wine, una vendemmia tardiva. La produciamo, ahimè, non posso dire tutti gli anni, perché nel 2017 con la gelata che c'è stato abbiamo dovuto saltare un anno di produzione. Sempre con il Prie Blanc rimane sul vitigno il più possibile, generalmente nei mesi di dicembre, quando c'è una settimana tra meno 5 e meno 10, alle 4 del mattino con i frontalini e tutti i vestiti, andiamo a vendemmiare. La vendemmia deve essere fatta gelata, appena si vendemmia bisogna portarla subito in cantina dove viene fatta la pressatura. Cosa succede? L'acqua che c'è in ogni acino rimane gelata e viene eliminata. Da lì lo Chaud de Lune abbiamo fatto fare delle botti qua tutte con legno locale, c'è cioè ciliegio, ginepro, e rimane un anno lì in ossidazione. Dopo un anno in ossidazione viene fatto un blend, viene messo in acciaio e rimane un altro anno in acciaio prima poi di uscire nella produzione. Una particolarità della cava che utilizzate Skyway, quindi questa nuova funivia, per portare le vostre bollicine in quota, come mai? Allora, è stato uno studio che è partito un po' di anni fa. Prima di Skyway avevamo una piccola, sempre con le guide di Courmayeur abbiamo studiato, una piccola cantina al Monzino dove facevamo un prodotto. Abbiamo visto poi che funzionava, la particolarità al pavillon 2200 metri, abbiamo fatto proprio una cantina lassù. Noi portiamo il vino sulle Skyway, dove abbiamo un nostro comunque anche un'esposizione di tutti i nostri vini, la spiegazione della cave Mont Blanc e di tutto, e facciamo lassù un vino che è un metodo classico che si diversifica ancora di più da tutti gli altri. Proprio l'altezza, l'altitudine, il perlage, si vede proprio la differenza nel perlage, è una caratteristica comunque. Siamo molto felici di questi e ci contraddistingue dagli altri. Eccoci arrivati a Saint-Pierre e ai piedi dell'omonimo castello andiamo a scoprire la Cofruy. Benvenuti in Cofruy, siamo lieti di accogliervi nel nostro punto vendita. La Cofruy è una cooperativa di frutticoltori che ha oltre 50 anni di attività. I nostri soci conferiscono qui i loro prodotti agricoli, prima di tutto le mele, ma non solo, anche gli ortaggi, la frutta, ovviamente tutti i prodotti di stagione. In questo punto vendita trovate un ampio assortimento anche delle golosità e delle tipicità valdostane, un'ampia gamma di formaggi in cui la selezione è molto attenta e accurata, quindi andiamo personalmente a scegliere le fontine dai produttori, per esempio, un vasto assortimento di vini, oltre a miele prodotto anche dai soci apicoltori. Nel nostro punto vendita, oltre ai prodotti conferiti dai soci, si possono trovare delle chicche, dei prodotti molto particolari che noi facciamo produrre con i nostri ingredienti,
in modo da valorizzare ulteriormente i prodotti dell'agricoltura valdostana e offrire un assortimento più ampio al nostro cliente. Quindi abbiamo dei dolcetti fatti con le mele candite renette della Valle d'Aosta, piuttosto che dei frutti della frutta secca col miele, ovviamente miele dei nostri soci, e un'ampia gamma di golosità. All'ingresso del nostro punto vendita, oltre alle mele, troviamo un ampio assortimento di succhi di frutta alla mela con l'aggiunta di altri frutti, tipo i mirtilli piuttosto che la fragola, e un ampio assortimento di aceti, aceto di mela, aceto di mirtillo, aceto di lampone, prodotti ovviamente con i nostri conferitori. Per ampliare ulteriormente l'offerta al nostro cliente, recentemente è stato aperto il punto macelleria, dove si trova ovviamente la carne valdostana, ma anche ricche proposte di gastronomia, di piatti pronti, di squisitezze, di antipasti. Detto questo, spero di avervi incuriosito e vi aspettiamo nei nostri punti vendita, il primo in località Cognena a Saint-Pierre, il secondo a Villeneuve lungo la statale. Abbiamo lasciato Saint-Pierre per arrivare a Aimaville. E a Aimaville, ai piedi del castello, questo bel castello particolarissimo con queste quatro torri, troviamo la Cave des Onze Communes. La Cave des Onze Communes si chiama Cave des Onze Communes perché noi siamo la zona del Toret e sono 11 comuni che possono produrre il Toret. Siccome la derivazione di origine Valle d'Aosta non è unica e copre tutto il territorio, allora noi abbiamo fatto questa cooperativa che si chiama Cave des Onze Communes. E siamo nati nel 1984 e poi nel 1990 abbiamo fatto la prima vendemmia. Lavoriamo 70 ettari di terreno dei nostri soci in giro per questi 11 comuni, facciamo circa 500.000 bottiglie e abbiamo 22 etichette che cominciamo anche già da esportare non solo più in Valle d'Aosta ma in Italia, in una parte d'Europa, e poi siamo entrati anche con due importatori sugli Stati Uniti e due sul Giappone. Stiamo lavorando abbastanza bene, non abbiamo problemi di vendita perché per adesso quello che facciamo vendiamo tutto. Noi siamo anche una cooperativa che abbiamo i soci che vengono a lavorare, vengono a fare le giornate di curé, e questo ci aiuta anche molto come per le spese, perché essendo i soci che vengono a fare le giornate di curé, noi non abbiamo tanto personale e questo poi aiuta alla fine dell'anno quando si chiude il bilancio. Perché non paghiamo i soci? Perché noi siamo una cooperativa che però lavoriamo per i soci. Non lavoriamo per noi, perché loro ci danno a noi l'uva in conto deposito, noi lo trasformiamo, vendiamo, e dunque vuol dire che i soci vengono a lavorare a casa sua. E quello che loro in un anno possono chiudere la filiera a 360 gradi, messi assieme fanno la loro azienda a 360 gradi. Tutto questo a vantaggio del prezzo, perché si può vendere qualità a un prezzo giusto, adeguato. Sì. E il prezzo è sempre una cosa molto, però noi siamo orientati, diciamo, a avere una buona qualità, ecco, non un prezzo eccessivo, anche perché noi, non avendo scopo di lucro, tutto quello che poi prendiamo lo diamo ai soci, e abbiamo fatto un po' una nostra scelta dicendo che qualche cosettina di meno, però alla fine dell'anno vogliamo avere la cantina vuota, anche perché poi dobbiamo prossimo anno del posto e anche avere i soldi per pagare i soci. E noi abbiamo 5 etichette sui bianchi e 8 etichette sui rossi, 4 anche barricati. Etichette cosa vuol dire? Abbiamo una parte di etichette che sono vini autotoni. Noi abbiamo il Müller Thurgau sui bianchi, poi abbiamo il Toret, che però il vitigno è un Petit Rouge, abbiamo il Maiolet, abbiamo il Cornalet, abbiamo il Fimè, tutti questi vini che vengono selezionati, ognuno per conto suo, non facciamo un assemblaggio. L'unico assemblaggio che viene fatto di 2 o 3 vitigni, perché ce lo prevede, ce lo autorizza la DOC, regolamento della DOC, dove possiamo
abbinare due o tre tipologie di vino per fare il Toret, perché Toret non è un nome di vitigno ma è un nome geografico. Tutti gli altri hanno un nome di vitigno. Con il castello Tour de Villa di Gressan sullo sfondo andiamo a visitare Bissonfiori. È partita la bella stagione e come al solito ci ritroviamo in primavera con mille colori e fiori, fiori e fiori. Qui abbiamo un vasto assortimento da interno, quindi con ortensie, orchidee, azalee, calle. Per quanto riguarda le piante da esterno, abbiamo piante da frutto, tutto l'assortimento delle piante per l'orto, dalle piante normali alle piante in estate, e poi abbiamo tutte le piante verdi da giardino, cipressi, abeti, conifere e tutto l'assortimento delle piante fiorite, gerani, surfinie. Naturalmente ci trovate sempre a Gressan, presso i fratelli Bisson, frazione Borettaz 1, sulla strada regionale. Lasciamo Gressan e ci trasferiamo nel comune di Nus. Un sito da visitare è l'osservatorio astronomico di San Bartolomé. Ma oggi siamo qua perché abbiamo una persona che dispensa baci. Andiamo a vedere chi è. Amanda, i baci sono praticamente il cavallo di battaglia della pasticceria Buzzi. Sì, sono il nostro prodotto di punta, diciamo, ormai da tanti tanti anni è iniziata la produzione, prima nel piccolo, quando eravamo in paese, e poi niente, ci siamo espansi qua giù e il bacio ha preso piede sempre di più. Abbiamo registrato il marchio, quindi nel 2000 è stato registrato il marchio, nel 2010 è stata fatta il rinnovo e niente, è un prodotto che piace, continua a piacere. Abbiamo scoperto questa nuova tipologia di cioccolato che si chiama cioccolato Ruby. È un cioccolato che è in tinta rubino in natura, quindi non ha aggiunta né di aromi né di coloranti e ha un sapore, lascia un retrogusto di frutti rossi. L'abbiamo lanciato, diciamo, per una giornata a scopo benefico, dove abbiamo devoluto l'incasso alla Regina Margherita, al reparto di oncoematologia della Regina Margherita di Torino. E da lì diciamo che ha preso piede anche questo sapore nuovo, molto particolare, che deve proprio piacere. E niente, abbiamo iniziato a fare questo nuovo bacio. Possiamo dire che la pasticceria è all'avanguardia come produzione, come scelta di materiali. La materia prima è molto importante per avere un buon prodotto finito e soprattutto dalla cucina, la cucina dove ci sono dei ragazzi volontarosi, giovani. Sì, diciamo che è molto importante andare avanti. Il mio motto è che chi si ferma è perduto, nel senso che un'azienda deve sempre avere innovazione, deve portare avanti un discorso nel tempo. E quindi io dico, in pasticceria il classico ci vuole sempre, la bignola, il cannoncino, il funghetto, però poi bisogna cercare di evolversi un attimino. Io ho dei ragazzi bravissimi, per fortuna tutti molto molto giovani, quindi ricchi di idee, ricchi di inventiva, hanno tanta voglia di fare. Ho due ragazze appunto che hanno fatto l'IPRA, l'école hôtelière, scusami, e una di queste ha fatto anche l'ALMA. E sono molto molto brave, ovvio che queste scuole danno sicuramente una marcia in più e quindi loro sono veramente i nostri punti forti, perché hanno proprio tante idee, hanno tanta voglia. Ho una ragazza molto brava che si occupa della parte cioccolato, quindi anche lei, quest'anno abbiamo deciso di ampliare la gamma col cioccolato. E niente, abbiamo iniziato a fare dei soggettini, a Pasqua abbiamo fatto delle uova molto diverse quest'anno rispetto agli altri anni e ai clienti sono piaciute tantissimo, quindi noi siamo molto felici. Abbiamo fatto delle borsette, delle scarpine, dei décolleté per la festa della mamma, per la festa del papà abbiamo fatto delle scarpine da calcio, dei palloni, insomma cerchiamo di accontentare un po' tutti. Questa è un po' l'innovazione, anche perché diciamo che non solo il gusto ma anche la vista vuole la sua parte. Sicuramente la vista è importante, quindi i banconi devono essere sempre in ordine, ci va un ordine cromatico, insomma il bancone delle pasticcerie non può essere o tutto bianco o tutto di frutta, deve essere sempre tutto presentato bene.
bene, i locali devono sempre essere puliti, in ordine, insomma, tutto un insieme di cose che aiuta. Dovete venire da Buzzi perché le vostre mattine iniziano bene, perché abbiamo la caffetteria, quindi dove potete gustare delle buone brioche, un ottimo cappuccino, i ragazzi sono sempre allegri, simpatici, hanno sempre una parola buona per tutti. Il nostro motto è sorridi, qui è tutto dolce, e l'altro nostro motto è gli ingredienti migliori li conoscono anche i bambini. Quindi venite, perché i nostri prodotti, cerchiamo di fare prodotti naturali, sani e buoni. Ed eccoci arrivati ad Arnà, dove si possono visitare ben due castelli e un santuario. Poi Arnà è famosa anche per il lardo DOP, l'unico lardo DOP europeo. Ma oggi non parliamo di lardo, ma parliamo di formaggi, di prodotti caseari. Caseificio Evanson è una cooperativa, raccoglie il latte nei comuni limitrofi ad Arnà, sono circa un 45-50 soci che conferiscono giornalmente, e con questo latte prevalentemente produciamo il formaggio un po' principe della Val d'Aosta, che è la Fontina, e dopodiché abbiamo una produzione di tome a diversi gradi di stagionatura, facciamo latte, yogurt e formaggi freschi. Un prodotto particolarmente buono, diciamo, sono gli yogurt di nostra produzione, che abbiamo in diversi gusti e che stiamo cercando di spingere. Vogliamo promuovere questo tipo di prodotto, aumentarne la produzione. È particolarmente gradito dai nostri clienti. Per quanto riguarda i formaggi freschi, abbiamo delle mousse, tomini, e la ricotta, il primo sale, re black. E dopodiché passiamo alle nostre tome, che hanno diversi gradi di stagionatura. Abbiamo anche tome con più di 12 mesi, e sono tome che sono speziate, quindi con peperoncino, erbe, rosmarino, e altrimenti ecco, andiamo su formaggi con la stessa lavorazione della Fontina, che vengono stagionati con più di 12 mesi, sono particolarmente saporiti e graditi dai nostri clienti. Caseificio Evanson si trova ad Arnà, in via Nazionale 7, e qui c'è la sede del caseificio e dello spaccio del caseificio. Dopodiché abbiamo un punto vendita a Châtillon, in via Circonvallazione numero 13.